Abbiamo tra le mani il nuovo Xperia Sole, Sola in inglese, ovviamente in italiano il nome è stato cambiato, anche perché questo telefono una sola, una fregatura proprio non è. Anzi, è un telefono compattissimo, molto sottile, meno di un centimetro, e con uno schermo da 3,7 pollici. Partirei da questa da evidenziare, perché è sempre più raro trovare terminali Android con uno schermo così piccolo. Di solito si punta sul 4 pollici o anche di più. Processore è un processore dual core e il telefono appartiene alla cosiddetta fascia media, quindi fascia di prezzo listino 299, ma pensiamo che a breve si troverà anche un po' meno. Quindi uno smartphone non entry level, uno smartphone non top, uno smartphone che con circa 250-260 € si può tranquillamente portare a casa. Nonostante questo, però, lo smartphone è completissimo. Lo schermo, infatti, è ad elevata risoluzione, 260 dpi circa. Quindi uno schermo luminoso, brillante, con tecnologia Bravia Mobile Engine e una definizione veramente eccellente. I pixel, da una distanza di circa 20-30 cm, non si vedono. Manca qualcosa, manca la fotocamera frontale, per esempio, però non è così fondamentale su un telefono di questo tipo, anzi, pochi la usano. Il design è diverso dagli ultimi modelli di Sony Xperia. Ha una linea con uno schermo che esce di qualche millimetro e subito sotto, in questa zona esattamente, è posizionato un LED di stato che ci annuncia quando si scatenano degli eventi, come per esempio l'arrivo di un messaggio, una chiamata non risposta o una mail. Sul retro, logo Sony Ericsson, anche se il telefono è un Sony Mobile, flash, fotocamera da 5 megapixel e sotto la scocca, batteria che non può essere cambiata. Slot per la micro SD, SIM normale e in questa zona si può vedere tranquillamente l'antenna NFC perché il telefono ha anche NFC integrato. L'altoparlante per il vivo voce è posizionato sul retro, mentre nella parte posteriore, qua esattamente dove c'è questo buchino, c'è un secondo altoparlante per la riduzione del rumore ambientale quando si fanno le telefonate. L'interfaccia è modificata Sony, è praticamente la stessa dell'Xperia S basata su Android 2.3.7, l'aggiornamento della Screen Sandy ci arriverà a breve e sono state aggiunte da Sony alcune applicazioni visualmente interessanti. Vediamo ora alcune funzionalità, per esempio le applicazioni possono essere disposte nella dashboard secondo quelle più utilizzate, molto molto comodo, in automatico. Con questo tasto possiamo andare addirittura a rimuovere quelle che non vogliamo, per esempio Play Now non la vogliamo. La disinstalliamo direttamente. Ok, disinstalla, perfetto, non ci piaceva. Una logica, questa dell'asterisco in alto a destra, ovviamente copiata da iOS, però molto utile. Sempre su questo smartphone, ovviamente, una serie di impostazioni dedicate a Xperia, tra le quali l'integrazione completa di Facebook dentro il nostro telefono, che ci apre anche un widget. In questa schermata dove automaticamente riceviamo gli amici, i feed dal nostro account. Infatti è arrivata adesso la notifica. E tra le altre impostazioni, appunto, la possibilità di inviare informazioni di utilizzo a Sony Mobile per migliorare, diciamo, l'esperienza d'uso del terminale. Sony Music Unlimited è l'applicazione di Sony per l'accesso al servizio, al portale per lo streaming della musica. Si può salvare la playlist, ricordiamo che però questa piattaforma non è totalmente gratuita, anzi bisogna pagare un canone fisso mensile. Sony dovrebbe dare un mese di free trial da provare, bisogna registrare sul sito di SEN, Sony Entertainment Network, ma stanno pensando su questi dispositivi di prolungare la trial fino a 3 mesi gratis. Sicuramente è un servizio interessante, anche perché il catalogo di titoli è decisamente vasto. Tra le altre applicazioni vediamo la fotocamera 3D, in realtà è semplicemente un link alla fotocamera nativa del telefono che permette, oltre alla fotografia normale, anche gli scatti in modalità panoramica, quindi con lo sweep panorama quando trasciniamo lo smartphone da destra verso sinistra e viceversa. Uno scatto panoramico in 3D e un'apertura multiangolo in 3D, quindi la possibilità di riprendere un soggetto da diverse angolazioni e avere quindi una foto che si muove utilizzando il giroscopio integrato per visualizzare diversi angoli della foto. Serve ovviamente un televisore 3D per vedere queste immagini e i file vanno scaricati perché il telefono non dispone di uscita HDMI. Si
Sempre nella fotocamera ci sono una serie di scene da preimpostare e un'altra serie di opzioni, come il riconoscimento del sorriso, l'ISO, auto oppure il manuale, quindi una fotocamera davvero, davvero completa. Purtroppo la fotocamera comprime un po' troppo le foto e i video. Nel nostro test potete scaricare, vedere una piccola clip che abbiamo fatto e si noterà come le foto e i video sono decisamente complessi. Andiamo un attimo ancora nella parte di applicazioni per vedere una cosa molto molto interessante, che è la parte di LNA, server e client. All'interno dello smartphone c'è un'applicazione che si chiama Dispositivi Connessi, che ci permette di vedere quali sono tutti i server sulla rete e di attivare anche un server multimediale per condividere sulla nostra rete locale i contenuti. Ovviamente bisogna autorizzare i contenuti ad accedervi, lo vediamo qua, questi sono i dispositivi che hanno richiesto l'accesso e noi possiamo consentirlo sempre, questa volta, oppure negare l'accesso del dispositivo ai nostri contenuti, quindi alle foto e ai video che abbiamo memorizzati direttamente sui 4 giga di memoria integrata. Importante, importantissimo, oltre all'applicazione anche il browser. Sappiamo che il browser è praticamente l'applicazione più utilizzata, in questo caso abbiamo installato Firefox Beta e il browser nativo. Il browser nativo è importante perché? Per un motivo semplice. All'interno del browser nativo è stato integrato un sistema denominato Floating Touch. Questo particolare pannello montato sull'Xperia Sole, infatti, prevede un sensore aggiuntivo che determina non solo il tocco ma anche lo sfioramento, quindi se avviciniamo il dito allo schermo il telefono rileverà la presenza del dito e evidenzierà per esempio un link. Vediamo in questo caso che avvicinando il dito senza toccare abbiamo evidenziato dei link della nostra prova. Il sistema è decisamente sensibile, è veramente difficile utilizzare questo sistema Floating Touch e probabilmente andrà migliorato ancora un po'. È utile in qualche caso, ad esempio quando abbiamo un menu a tendina e con i dispositivi touch non possiamo fare altro che toccare per selezionare. Invece col Floating Touch basta posizionare il dito sopra circa 2 mm e la tendina si aprirà e ci permetterà di selezionare anche le voci sottostanti. Il browser integrato, come vediamo, è abbastanza scattoso, nonostante il dispositivo sia veramente veloce e reattivo. Forse prima non si è visto, però il dispositivo è veramente veloce e reattivo al tocco, ed è questo il motivo per il quale abbiamo deciso di installare il nuovo Firefox Beta, che su questo dispositivo funziona veramente veramente bene. Sta caricando il nuovo D-Day. Purtroppo non si può installare Chrome perché è dedicato ad Ice Cream Sandwich e non abbiamo su questo terminale Ice Cream Sandwich, ma vi assicuriamo che Firefox, qua abbiamo qualche magari problemino di banda, sta arrivando, è davvero reattivo e veloce. Aspetta che si carichi tutto. Comunque si può già apprezzare rispetto al browser integrato quanto è veloce la navigazione web e l'esperienza che ci dà. Praticamente il ritardo al tocco è minimo, il pinch to zoom è davvero immediato, lo stesso cosa lo zoom cliccando su un frame, su una colonna, davvero istantaneo. Quindi indispensabile cambiare il browser di base se si vuole avere un'esperienza fluida di navigazione web. Purtroppo il Floating Touch funziona solo col browser nativo, quindi è una funzionalità che verrà persa passando ad un altro browser, ma non è una cosa di cui si sente davvero la mancanza. Comunque l'Xperia Sole è un terminale davvero valido, il display ha un'ottima qualità sia sulle foto che sui video, buona anche la fotocamera, peccato per la compressione che è un pochino elevata. Abbiamo scattato alcune foto e anche alcuni video ed effettivamente le immagini sono un po' troppo complesse se viste a schermo. Sul schermo brillante del sole non si vede, ma se ingrandiamo vediamo che è molto molto sgranato e un po' di artefatti moschito ci sono. La stessa cosa vale anche per i video. Ottima la fluidità del dispositivo, il sistema Floating Touch si può vedere anche in questa schermata home dove passando col dito andiamo a muovere l'onda, però all'utilizzo reale è davvero limitato, si fa fatica e bisogna prenderci parecchia confidenza. Il fatto che poi funzioni solamente con il browser di base è un difetto non da poco, perché il browser di base è decisamente inutilizzabile, o meglio è troppo scattoso rispetto ad altre soluzioni che per fortuna ci sono. Il resto dell'interfaccia è fluidissimo, le applicazioni sono molto fluide e il sistema di LNA client server utile se abbiamo una rete locale in casa, abbiamo un televisore connesso e vogliamo trasferire foto e video direttamente dal smartphone al nostro TV.
un ottimo telefono, quindi il prezzo del listino è 299 euro. L'aggiornamento del screen sandwich arriverà entro l'estate e le dimensioni sono contenute, quindi sta tranquillamente in una tasca.